lampionino. Allora quell'uomo, a mezzanotte, quando non c'era in giro neanche un'anima viva, allora quell'uomo è venuto fuori, è andato vicino alla tomba della morta ingioiellata e ha preso in mano il piccone e pian pianino ha spostato la pietra di marmo e si è seduto sulla costa della tomba. E allora, slam, è saltato dentro. Tirati in là, non continuare a spingere. La casa era lucida come incanterà e con la punta del piccone ha cercato di tirare via il coperchio, ma il legno scricchiolava, scricchiolava. Sembrava che non voleva aprirsi. Allora si è poggiato sui due piedi e gli ha dato un colpo. Crac! E ha spaccato via tutto. La morta era là con la veletta sulla faccia e le braccia incrociate. Per prima roba gli ha levato il diadema che aveva sulla testa. E dopo, per levarci la collana di pelle che aveva al collo, ha messo una mano sotto il collo e gli ha tirato sulla crappa. Gli anelli di questa mano qui è riuscito a toglierli via subito, ma quelli di questa qui, che erano più grossi e più preziosi, e tira, ma non riusciva mai a tirarli via. E allora l'ha tirato fuori il coltello e già gli ha tagliato via la mano con tutti gli anelli. Dopo di quell'uomo lì non si è saputo più niente, ma una notte è andato a una gran festa in una villa, lì vicino al suo paese. E quando stava tornando a casa, arrivato all'incrocio via, il cavallo si è indesciato in pè e non ha voluto più andare avanti. Là dove c'è la cappella della Madonna, una sciura vestita di nero. Ha bisogno di qualche cosa, sciura. Allora la sciura gli ha chiesto se poteva portarla a casa. Allora lui l'ha fatta salire vicino a lui sul suo calesse e ha cominciato a frustare il cavallo. Ma il cavallo, invece di andare verso il paese, quando è arrivato lì, è girato verso il viale del cimitero e l'ha portata proprio là, fuori il cancello del Camposanto. Lui continuava a frustare il cavallo per farlo andare avanti, ma il cavallo non si muoveva. Io sono arrivata, gli disse la sciura. Aiutatemi a scendere per piacere. Non sapeva neanche lui quante ne aveva in secoccia. Ma fa cos'è? Scende dal calesso e gira dalla parte della sciura per aiutarla a scendere e gli dice: mi dia la mano, sciura. Allora la sciura si alza in piedi e gli dice: la mia mano ce l'hai te! Mano santa, Battistino, avete fatto riportare l'anima! Non ne avete più da raccontare? Mi avete fatto venire qua e ancora? Cosa hai fatto? Madonna, me l'ha caduta nella merda! Le merda del vacca o te sei cagata addosso? Non scoccia!